Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della ricevente FerreSky RX4R. Aggiornare il firmware è importante perché le nuove versioni hanno prestazioni migliori e risolvono eventuali bug delle relays precedenti. Un altro motivo per aggiornare la ricevente è passare da un firmware LBT a uno FCC o viceversa. Questo è necessario quando non riusciamo a bindare la ricevente perché ha una versione diversa da quella della Taranis. Per eseguire l'aggiornamento usiamo il cavo servo che ci viene fornito in dotazione con la ricevente. Ci servirà anche una microSD per copiare il firmware sulla Taranis. Apriamo il sito FerreSky e andiamo nella pagina download della RX4R, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo su firmware e scarichiamo l'ultima versione disponibile. Estraiamo la cartella e la copiamo nella microSD della Taranis. Per aggiornare la ricevente utilizzo una QuickSet, se avete un X9D dovete usare la porta sul retro della radio. I passaggi sono leggermente diversi, in descrizione trovate il mio tutorial su come aggiornare firmware con la Taranis X9D. Colleghiamo la ricevente alla Taranis, ricordiamoci di posizionare la terra a sinistra, il positivo al centro e il segnale a destra. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Scendiamo verso il basso e selezioniamo la cartella firmware. Scegliamo il firmware che dobbiamo installare e premiamo a lungo Enter. Se abbiamo collegato la ricevente nello slot Export come ho fatto io, scegliamo Flash Export. Se invece la ricevente è collegata nei pin sul retro della radio, scegliamo Flash External Module. Clicco su F-Port per far partire l'aggiornamento. Una volta terminato il processo, il firmware è installato, possiamo usare la ricevente. Se siete passati da un firmware LBT a uno FCC o viceversa, è necessario effettuare di nuovo il bind. Trovate il mio tutorial nella scheda in alto a destra o in descrizione. Questo era il mio tutorial su come fare l'aggiornamento firmware delle riceventi FerreSky RX4R. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.